Momento commemorativo questa mattina a Biancavilla in ricordo del compianto Giuseppe Pace, sindaco della città per ben tre volte, nel 1956, nel 1970 e nel 1973, esponente storico del Partito Comunista. La cerimonia è stata voluta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Bonanno in occasione del 25esimo anniversario della morte avvenuta il 27 luglio del 1995. Parenti e amici si sono ritrovati nel piazzale a lui dedicato di fronte Piazza Martiri della Resistenza nel quartiere Casina. È stata svelata anche la nuova targa toponomastica. Durante la cerimonia è stata ricordata la figura di Giuseppe Pace, un uomo molto amato e stimato da tutti per la gentilezza e la disponibilità che ha sempre dimostrato sia nella vita privata sia nella vita politica. Infatti era molto stimato anche dagli avversari politici degli opposti schieramenti. Tra gli altri, ad essere presenti questa mattina, le tre sorelle che hanno rimarcato la bontà d'animo del loro congiunto. Tutto, è stato tutto come padre, come fratello, e tutto era una famiglia. C'è un aneddoto particolare da ricordare? Quando si è sposato, che non gli hanno dato la comunione, mi ricordo, c'erano tutti gli invitati. Poi mio fratello si è sfidato con sacerdote. Il Partito Comunista sotto e quello nella ringhiera. E lui, sacerdote, ci rispondeva. Poi si hanno sfidato una domenica assieme, tutti e due in un bacco. Poi si sono abbracciati e è stata una cosa bella. Il ricordo di suo zio? Il ricordo di mio zio è troppo bello. Era un uomo favoloso, stupendo, intelligente. Voleva bene a tutti i nipoti, figli non ne ha avuto mio zio. E noi eravamo i suoi figli. E guardi, è una cosa commovente, era proprio, e lui in questo momento dal cielo, da lassù, mi sta ascoltando le parole che le dico, perché quando mio zio è morto io mi trovavo a Milano e non sono potuta scendere per vederlo nella bara. Era un uomo fenomenale, un uomo amato da tutti, una persona onesta, una persona che faceva piacere vederla, era dolce nel parlare, aveva tutto mio zio e lo ha ancora lì, dall'aldilà, perché mio zio c'è, esiste. E ci sta vedendo a tutti, anche a voi. E grazie a tutti. Ringrazio anche il sindaco, tutte voi di Videostar e tutti quelli che ci sono qua. E sono molto contenta e orgogliosa di mio zio. Grazie. Il piazzale dove si è svolto il momento commemorativo è stato intitolato a Giuseppe Pace con determina del 9 gennaio 2015 dal sindaco Giuseppe Glorioso, ma senza alcuna cerimonia. Quest'oggi è stato invece il primo cittadino Antonio Bonanno, nella ricorrenza dell'anniversario, a voler ricordare la figura di Pace con una cerimonia dove, come abbiamo detto, hanno presenziato amici e parenti. Era doveroso da parte della nostra amministrazione ricordare con un gesto che vada oltre le parole la figura di Peppino Pace a 25 anni dalla sua scomparsa, un uomo, un grande uomo che si è speso per la comunità non solo in campo politico ma anche in campo sociale, e la testimonianza è anche che lui è stato eletto per bene tre volte sindaco della nostra città e oggi a distanza di 25 anni, non guardando assolutamente le barriere ideologiche ma guardando chi si è donato per la comunità di Biancavilla, era doveroso ricordarlo e lo facciamo con grande amore, con grande gioia, insieme ai parenti, insieme ai familiari, insieme a tutta la cittadinanza che è grata a lui per il grande impegno.